all'estero di fare le mini conferenze lì, considerato che. Ho sciolto le professioni del lavoro. Resta nano. Allora, per fare degli impianti. Scusa. Allora, la lista è sopra la scalinata, arrivato sulla piazzetta. Una volta arrivati sopra cambiamo la corda, che in questo caso è la corda verde che permette di movimentare in pianta. Siamo in In base allo giardino d'onda si riesce a stabilire se il legno è sano oppure è cariato. Che vi do fastidio di aver adesso basta. Dopo lo schianto di quell'olmo a maggio, che fortunatamente non sono stati feriti, non sono stati problemi, ho chiesto ai nostri tecnici se avevamo insomma, una mappatura di tutti gli alberi e se tutti gli alberi erano in sicurezza. Ovviamente la risposta è stata che essendoci tanti alberi in questa villa bisognava iniziare step. Abbiamo iniziato da questi 600 pini ultrasecolari e dove non può arrivare il cestello abbiamo questi arrampicatori che con una serie di strumenti elettronici vanno a verificare la consistenza del legno e quindi si capisce se si deve fare qualcosa all'albero o meno. Abbiamo tre scale, la prima scala è quella che insomma l'albero sta bene e non bisogna fare nulla, la seconda che bisogna intervenire sull'albero, la terza che ci auguriamo ovviamente di non avere a Villa Borghese e dove bisogna intervenire per incolumità pubblica e quindi abbattere questi alberi con una ragionevole certezza, cosa che prima non avveniva. Stiamo facendo per questi primi 600 pini ultracentenari, continueremo su, mi diceva il nostro responsabile del servizio giardini, anche sui Lecce e su altri alberi, che riteniamo che non solo qui a Villa Borghese, ma insomma tutto il patrimonio arboreo della nostra città vada tutelato sempre di più. Su Piazza di Croce.